Nel pieno della crisi economica che ormai da più di un anno ha investito l'Italia e l'intera Europa, uno dei pochi dati in aumento a Roma è quello del turismo, che nel 2012 è cresciuto sia in termini di arrivi e presenze che di indotto economico. Come confermano i dati dell'ente bilaterale del turismo, nel Lazio gli arrivi corrispondono a circa 12 milioni, giungendo a sfiorare 30 milioni le presenze, con un incremento di 1.220.000 turisti in più rispetto all'anno precedente. Per questa grande massa di estimatori del bel paese, della sua arte, storia e gastronomia, tante le proposte, come l'iniziativa Cooking Day in Rome, ad opera dello chef David Sgueglia della Marra. Cooking in Rome è un progetto che nasce dalla voglia di stare insieme. E ci troviamo in un terrazzo stupendo, è il mio loft, e siamo a Piazza Argentina, nel cuore di Roma. Guardandosi intorno si percepisce subito l'atmosfera familiare, calda. E il progetto nasce proprio su questo, riunire persone che non si conoscono, passare una bella esperienza, ma soprattutto anche divertendosi anche a cucinare. Quindi è un legame fra conoscere persone e provare un'esperienza divertente nel cucinare. E parliamo soprattutto di piatti tipici della cucina italiana. Durante i miei eventi, perché si tratta anche di eventi, ricevo i miei ospiti, offrendo un delizioso aperitivo su questa terrazza mozzafiato in mezzo ai tetti di Roma. Naturalmente un aperitivo con tutte cose prodotte da me, fatte da me, con i migliori ingredienti genuini e stagionali. E questo è un momento per conoscerci, appunto, per familiarizzare insieme. Dopodiché arriva il primo momento divertente della serata, e cioè andare a fare insieme la pasta fatta in casa. La vera novità Cooking Day in Rome è quella di proporre un tour storico-turistico nel cuore di Roma, partecipare ad un corso di cucina, imparare a preparare piatti tipici italiani e infine gustare ciò che si è preparato insieme a tante altre specialità regionali. La principale offerta che io offro, appunto, ai miei clienti è un pacchetto, un walking tour e cooking lesson. Parliamo di un'esperienza unica, che è un percorso, come lo definisco stesso sul mio sito, storico, culturale e gastronomico. Io mi incontro la mattina alle 9 al Pantheon con i miei clienti, i miei ospiti, e incomincio un tour passando per storie, segreti, tradizioni, qualcosa di molto particolare, non tanto una storia quella conosciuta, ma cose molto particolari che solo Roma può offrire da questo punto di vista. Quindi andiamo al Pantheon, andiamo a Piazza Navona, anche qui tutte le varie storie e segreti, e poi un momento veramente divertente è andare tutti insieme a Campo di Fiori a fare la spesa. E lì veramente scegliamo gli ingredienti genuini, stagionali, decidendo se vogliamo fare in quella giornata i ravioli ripieni di melanzane o di asparagi, a seconda della stagione. E quindi facciamo la spesa tutti quanti insieme. Passiamo per il ghetto, storia del ghetto di Roma, molto interessante e particolare, uno snack, breve snack nel famoso forno antico del ghetto di Roma, un pezzo di pizza tutti insieme, e dopo, camminando, passando per la meravigliosa Fontana delle Tartarughe, arriviamo qui a Piazza Argentina, nel mio loft stupendo, dove fisicamente, con le buste della spesa che abbiamo fatto, appoggiamo le buste sulla stupenda penisola preparata apposta e cominciamo a mettere le mani in pasta per creare vari tipi di pasta fatti insieme. Se parliamo di giorno, parliamo di 2-3 tipi di pasta, i gnocchi, i tortelloni, i ravioli, facciamo un secondo, facciamo il contorno, c'è il dolce, creiamo tutto questo insieme. Per poi, la cosa più bella, ritrovarci su questa terrazza stupenda, e Roma lo permette, 8 mesi l'anno appunto lo permette, nel godere tutti insieme di quello che abbiamo preparato. E io, David Sgueglia della Marra, come chef, vi aspetto a braccia aperte.